Nel corso di questa sessione plenaria il tema dei diritti delle donne è tornato a essere al centro del dibattito. Il Parlamento ha chiesto al Consiglio di fare chiarezza sull'attuazione della direttiva sul congedo di maternità. Il 20 ottobre 2010, infatti, il Parlamento europeo aveva adottato la propria posizione proponendo un periodo minimo di 20 settimane per tutti gli Stati membri, un congedo di paternità obbligatorio della durata di 2 settimane ed altre misure volte a conciliare la vita lavorativa con quella professionale. Purtroppo, ad un anno di distanza, il Consiglio non ha ancora raggiunto una posizione ufficiale. Numerosi Stati membri si stanno opponendo all'adozione di questo documento, preoccupati dai costi aggiuntivi che ne comporterebbe. Il Parlamento europeo ha già dimostrato piena disponibilità a collaborare per raggiungere un accordo in tempi brevi. Ma per fare questo, il Consiglio deve adottare subito una decisione. Ancora una volta, invece, venerdì scorso i ministri europei hanno bocciato questa proposta. Con questa decisione viene cancellato il lavoro che dall'aprile 2009 è stato portato avanti con tenacia e determinazione. Da anni si discute su come tutelare meglio le madri lavoratrici favorendone l'occupazione. Quando finalmente vengono formulate delle proposte in questa direzione, qualcuno decide di bocciarle ritenendole troppo costose. Sostenere che un congedo di 20 settimane sia un onere insostenibile per gli stati, significa far pesare la crisi economica internazionale a chi già ne sta pagando le conseguenze. Risparmiare sulla tutela delle madri e dei loro figli significa compiere scelte politiche miopi e controproducenti.